ragazzi e ciao ragazze, buongiorno e benvenuti in un nuovo video vlog. Questo è il vlog più confuso in assoluto che io abbia mai pubblicato. E devo pubblicarlo perché dovete sapere che io sono una persona confusa. Comunque ho iniziato a girare questo vlog quest'estate e lo sto concludendo oggi che è 8 ottobre. Cioè, raga, ma come si fa? No raga, non ho scusanti, però ci tenevo a precisare che quando ho iniziato questo vlog faceva così caldo che la macchina, e infatti ve lo dissi su Instagram, se c'è qualche tecnico che si faccia avanti perché la macchina non si accende più, sto parlando della fotocamera con la quale sto appunto vloggando. Niente, è accaduto che quel giorno stavo registrando il vlog, vi feci vedere la haul fatto da Primark. Finito l'haul, dissi ora vado a fare una cosa, e se non sbaglio stavo tipo andando a fare la lavatrice perché volevo farvi vedere due prodottini che mi erano piaciuti tantissimo. E infatti ero lì per dirvi, prima di chiudere e poi rivederci oggi pomeriggio, voglio farvi vedere questi due prodotti che mi stanno piacendo tanto, che se non sbaglio ho ancora conservati, e poi al massimo vi faccio vedere, sempre se non si surriscalda la fotocamera. E niente, poi la fotocamera morta completamente, cioè non si accendeva, mi lanciava soltanto una spia rossa, e lì sono arrivata a capire che comunque la spia significava che si era surriscaldata. Vi giuro raga, io l'ho messa nel freezer, cioè ci sono delle stories che probabilmente sono ancora presenti, forse no, insomma ho messo la fotocamera nel freezer, non si riprendeva. Comunque niente, sostanzialmente vi lascerò a delle ispezioni di video girati quest'estate, dove vi raccontavo devo andare a Milano a fare questa cosa, la puntata non è ancora uscita comunque, vi avviso su Instagram quando uscirà questa puntata che ho registrato a Milano, perché sono andata a registrare una puntata di Guess My Age, il gioco quello che era con Enrico Papi e ora è con Max Giusti, e niente, quindi poi appunto vi avviso su Instagram e niente. Vi lascio a quello che avreste dovuto vedere quest'estate e poi al Monello, e poi niente, e poi continuo questo vlog con che c'entra? No, ce l'avevo sotto mano. Tra l'altro, tra parentesi, è buonissimo, questo è di Mercy End, mi è stato omaggiato da Mercy End, mi piace il fatto che sia in vetro, non mi piace la profumazione, però è comodissimo, lo trovo comodissimo. Trovate il link nel box informazioni, ve lo metto così per curiosità, davvero, cioè è comodissimo perché si asciuga rapidamente, quindi non dovete stare lì ad asciugarvi le mani, non c'entra niente, comunque, piccola parentesi, perché mi devo ricordare di metterlo in borsa, io ogni volta che cambio la borsa è un delirio, lascio sempre qualcosa a casa e questo ce l'ho qui sul tavolo. E niente, Mercy End a parte, io ci tenevo a precisare una cosa, e questa cosa la voglio dire perché ogni volta che io registro un video dopo tantissimo tempo, voi lì siete pronte a darmi di nuovo il bentornata, e lo dico anche nel video che ho registrato quest'estate, io vi ringrazio perché siete troppo troppo dolci quando lo fate, e a me dispiace perché ogni volta è bentornata e te lo ripeto di nuovo, bentornata, e a me dispiace tanto. Ieri ad esempio ho accompagnato mio fratello in aeroporto, e per chi non lo sapesse, mio fratello è stato con me un annetto perché era stato bloccato qui, cioè nel senso con la questione del Covid lui non poteva ripartire, e lui lavorava in Spagna. Ora è ritornato in Spagna e quindi probabilmente ho un po' più di tempo, no che prima non avessi il tempo di vloggare, però sistema la casa, fai quello, fai quell'altro,
Sai, non avevo forse un po' più di tempo da dedicarmi più che altro. Ora non lo so, ma spero di riuscire a dedicare un po' più di tempo a me. In più c'è il grande progetto. Raga, ho veramente tante, tante, tante cose da raccontarvi. Quindi vi lascio a quello che sta per venire. Quindi mini vlog e video haul. Dopodiché in questi giorni, in primis registro il video sul nuovo giocattolino che non ho ancora provato. E sto parlando di un nuovo robottino che si autopulisce. Non chiedete perché non lo so, non l'ho ancora. E ho preso anche una luce pulsata diversa da quelle che ho mostrato. Diversi dai giocattolini che vi ho mostrato, questa nello specifico è 3 in 1, fa anche da laser per l'acne, quindi voglio mostrarvela anche per questo. E niente, voglio tanto dirvi, ragazzi, vi siete mancati, ma proprio tanto, 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 e spero vivamente di essere costante. Ce la metterò tutta. Prometto. Prometto di mettercela tutta nell'essere costante. Ciao ragazzi e ciao ragazze, buongiorno e benvenuti in un nuovo video, un nuovo vlog. Non si direbbe, ma ho un po' di febbre. E onestamente, questa cosa mi spaventa un po', nonostante io sia vaccinata. Cioè, ho la seconda dose già da un mese. Allora, può essere stata l'aria condizionata, può essere stato il ventilatore, può essere stato lo stress, può essere stato tutto. Ieri sera avevo 37,2, oggi 36, 38, no, 36,8, quindi si stava avvicinando al 37. Ieri sera per scrupolo mi sono presa una tachipirina. Oggi non lo so, forse mi prendo uno zerino. Un po' come i cocktail, no? Ieri mojito, oggi una capirosca. No, raga, allora, per chi mi segue su Instagram, e fatevelo un account Instagram, seguitemi su Instagram, perché io lì sono più costante. Infatti, quando leggo i vostri commenti, tipo, Vale, bentornata, ben ritrovata, bentornata un'altra volta, io dico, mi dispiace, ma peccato, poverine, che stanno lì sempre a scrivere bentornato. In realtà a me fa tanto tanto piacere, però vabbè, è vero che io ora pubblico una volta al mese, però alla fine per me non è un bentornato, cioè dentro di me dico, ma quanto è passato? Poi vado a controllare, effettivamente leggo 3 settimane, 2, e rimango un attimo così. Invece per me Instagram, che è costante, cioè magari post no, però le stories, tipo l'altra volta appunto, come stavo dicendo prima, l'altro giorno sono stata, mi sono fatta Bari-Roma, Roma-Napoli. E io praticamente ho vloggato per tutto il tempo, però tramite stories di Instagram. E quindi questa cosa insomma mi porta a dirvi, cioè, non è passato tanto tempo. Comunque, io per scrupolo tra un po' scendo e vado a prendermi un tampone, lo facciamo insieme. E voglio farvi vedere anche tantissime cose che ho acquistato in questi giorni, quindi sostanzialmente il vlog nasce proprio per questo, per il fatto che ho fatto tanto shopping, sono stata anche da Primark. E no, Primark non c'è a Bari, non c'è, purtroppo non c'è, ma a quanto pare probabilmente arriverà l'anno prossimo a casa massima. Spettacolo, cioè spettacolo, non vedo l'ora. E niente, quindi ora mi vado a dare una mezza sistemata e poi vado a prendere sto tampone e poi vi faccio vedere quello che ho acquistato, oppure prima cucino e poi vi faccio vedere quello che ho acquistato. Mi sta venendo di nuovo mal di testa, ciao. Avrei voluto farlo con voi, ma a quanto pare in farmacia non si sono fidati e quindi mi hanno detto: no, signorina, stia qui, glielo facciamo sul momento. Ok, quindi no, per fortuna negativo.
sostanzialmente, comunque da quando ho iniziato a vloggare sono passati 2 giorni, cioè nel senso che per 2 giorni non ho vloggato, infatti vi ho aggiornati su Instagram dicendovi che non mi sentivo particolarmente bene e quindi niente. Diciamo che sto riprendendo oggi, però fino a ieri non mi sentivo proprio. Non so se dirti completamente in forma, cioè proprio avevo questa sensazione di stanca, lasciatemi sul letto. Cioè proprio, boh, vabbè, comunque. Ho avuto praticamente gli stessi sintomi che ebbi quando ho fatto la seconda dose di vaccino, perché quella mi ha spezzato completamente. Io ho fatto Moderna e credo di avervelo detto anche all'inizio video. Niente, raga, oggi fa particolarmente caldo. Io tra un po' vi faccio vedere i famosi acquisti di Primark, anche perché stanno nella busta praticamente da quando li ho presi. Aspetto di farveli vedere per poi utilizzarli. Ho appena finito di pulire tutto il pavimento, ora vi faccio vedere gli acquisti, poi metto a posto e niente, poi mi do alla cucina. Anche se oggi onestamente non mi va di cucinare, quindi se riesco ordino un po' che. Un po' che. Un po' kai, perché ultimamente non sapete più, meglio non proprio voi. Comunque sto bianca, uffa. Cioè a me bastano 2 giorni meno di mare. Vabbè. Dicevo, non sapete neanche più come chiamarlo, poké. Ma guarda che bel bustone, bello, pieno, 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 pieno. Allora, non ho lo scontrino con me, però ricordo i prezzi, quindi anche perché mi sa che ci sono scritti sul cartellino. Allora, avrò detto qualcosa? Boh, non si sa. Allora, iniziamo subito. Comunque, io spero vivamente che aprano Primark in Puglia, perché cioè io per andare a Primark praticamente mi devo fare 450 km. Allora, iniziamo. Raga, allora, ho Rio che praticamente si mangia tutte le pantofole, se non stai attenta, si mangia anche le scarpe, ma mangia qualsiasi cosa che non è commestibile. E quindi ho fatto scorta di questo infradito, bellissime tra l'altro, sono super super belle. Pagate 1 euro se non sbaglio, 1 euro, cioè ragazzi, è incredibile. E poi sono comode, io ce l'ho anche addosso, però di questo colore, bellissime, troppo troppo belle. E quindi niente, queste di quelle ne ho prese praticamente 4, però tutte in colori diversi, queste sono gialle, poi un'altra arancione fluo, poi basta, quattro. Nel frattempo cresce il cane, cioè non è che rimane sempre così. Le ho prese anche da uomo, per mio fratello. Anche a lui ne ho prese 4. Queste sono bellissime, tra l'altro, verde militare, cioè colorazione mimetica, belle belle belle. Queste pagate 90 centesimi, praticamente nulla cosmico. Queste, raga, proprio infradito come se non ci fosse un domani, finiti, può bastare, cioè 60 euro soltanto di infradito. Poi ho preso sempre per moi queste qui, che ho trovato troppo troppo carine, troppo belline. Io avevo bisogno, bugia, non avevo bisogno perché ho tantissime scarpe, però mi serviva, ecco, una scarpa bassa carina da mettere un po' ovunque in colori neutri. E questa qui è nude con questo dettaglio oro, secondo me è bellissima, pagata solo 10 euro, quindi va benissimo quando vuoi uscire, essere raffinata, mettere qualcosina di elegante ma stare comunque comoda. È carina, io la trovo proprio carina, carina, carina. Poi ho preso, io nel frattempo vedo qualcosa di sbriciolato dentro. E quindi questa cosa mi preoccupa un po'. Comunque, ho preso questo pigiama che ora vado a lavare. Che cosa sta succedendo? Che si è rotto? Si sarà rotto qualcosa? Non lo so. Comunque, ho preso questo pigiama, pagato 7 euro. Che bellissimo! Cioè, è stupendo! Mi
piccola. Vabbè, è stupendo con questi cuori rosa. Mi sa che questo me lo porto a Milano, oppure mi porto l'altro di Winnie the Pooh, che è bellissimo, meraviglioso. Comunque sì, è fatto così, manica corta, e sotto invece il pantalone è bellissimo. Questo conto di sfruttarlo. Devo per forza. Io non amo particolarmente i pigiami, cioè nel senso è difficile che io me li metta. O se li metto, metto il pantalone di una cosa, la maglia di un'altra. Il coordinato, ni. Non so voi, fatemi sapere. Comunque, io ora non so dove sia situato il Primark di Milano. E non sto pensando, vabbè, io devo andare in aereo, quindi non posso neanche fare niente. Perché altrimenti avrei preso qualcosa dal Primark di Milano e me lo sarei portato. Invece no. Vabbè, comunque. Ho preso quest'altro coordinato, prezzo 8 euro. Ed è bellissimo. Lo amo. Cioè, i colori sono meravigliosi. Questo color panna, poi con Winnie the Pooh, io, Pimpi e Tigro. Guarda il pantaloncino quanto è figo, cioè veramente bello, che poi sono proprio belle le cose, cioè costano nulla e sono proprio belle, ma anche la qualità è un'ottima qualità. Poi ho preso questa candela, che è una profumazione che conosco, cioè riconosco, però non ricordo dove l'ho sentita, se non appunto nel centro benessere dove mi hanno bruciato. Quindi non è proprio un ricordo, bellissimo. Comunque questa candela con su scritto spa, non so se si legge, penso proprio di sì. Mi piaceva il fatto che era appunto posizionata all'interno di questo cosino in legno, e questa stava in offerta da 4 euro a 2 euro, quindi mia. E poi ho preso questo profumatore che non vedo l'ora di mettere, tra l'altro voglio anche sentire la fragranza perché non ho avuto la possibilità in negozio. Mi ha convinto il pack esterno, cioè guarda che meraviglia, stupendo, sublime, bellissimo. E fragranza, c'è scritto orange e vetiver. Cos'è il vetiver? Apriamo insieme. Comunque, vabbè, è un diffusore a bastoncini. Sto controllando, mi è venuto il dubbio sul sta registrando oppure no. Comunque, considerando che tipo quelli di... raga, non esce. Dicevo, quelli che trovate al Lidl costano 2 euro, 2,90 euro, e sì, sono buoni, ma neanche tantissimo. Questo è carino anche esteticamente, non so se dura, però insomma, è molto, molto elegante, mi piace. Quindi lo metterò all'ingresso questo. Poi ho preso, solo che fa caldo, volevo utilizzarle ma fa proprio caldo, due di queste, come vengono chiamate, tipo le ballistiche di Lush. Queste venivano 1,50 euro l'una, vi ho detto il prezzo di tutto, sì. No, questa qui ha un profumo assurdo, cioè vorrei tanto mettermi ora in vasca da bagno a rilassarmi, quasi lo faccio. Ragazzi, se qualcosa lo faccio ora. Questo non sa di tantissimo, però mi ispirava tantissimo. Entrambe volevo provarle e quindi alla fine le ho prese, considerando che da Lush una ballistica la vai a pagare 7 euro. Cioè, ultimamente Lush proprio, cioè, aveva già dei prezzi esorbitanti. Ora però, cioè proprio Lush. Amore mio. Ah, poi ho preso questa qui, che è costata tipo 5 euro, 5,50 euro, non me lo ricordo, sui 5 euro, ed è praticamente una brocca, però di quelle che praticamente tu puoi mettere qualsiasi bevanda e la mantiene fredda o calda.
termica, non mi veniva termica. Raga, in realtà è più bella di quella che sei. 4,50. Ti è? 4... È più bella di quello che sembra. Cioè, o meglio, il negozio brillava di luce propria. Qui no, non brilla. Ma per niente. È un rosa glitterato, ma un glitter che veramente percepisci poco. È un glitter blu, molto bello. Che sia blu. Poi... sto pensando ancora a questa qui che voglio farmi stare tranquilla per la porta da bagno. Ah, poi ho preso queste solo per il fatto che colorano la lingua. Ora la provo con voi. Quindi facciamo una reaction. Ho potuto farlo su TikTok. Ah, l'arancia, che schifo, non mi piace. Non mi piacciono le caramelle d'arancia. Sì, colorano. Orribile, comunque, orribile. Ultimo pezzo, questo qui, questo completo letto, pagato 15 euro da 25. Rio si sta mangiando tutto, ma veramente tutto, quindi facciamo scorta. E niente, questi erano tutti i miei acquisti Primark. Ho fatto anche qualche acquisto da Zara e non solo. Se li volete fatemelo sapere con un commentino. Io vado a farmi un bel bagno caldo. No, ragazzi, non è il momento, al massimo una doccia potrei farmi per rinfrescarmi. No, vado a togliere le etichette e mettere tutto a lavare. Sono riuscita a trovarli. Allora, ce li ho conservati praticamente da quest'estate. Vi siete appena finiti di vedere il video haul sugli acquisti fatti al Primark. E appunto vi volevo parlare di questi qui, che erano i miei must have del periodo. Mi erano piaciuti tantissimo. Ammorbidente Lenore Fiori di Ciliegio Dream. Ragazzi, è davvero un sogno questo morbidente, mi è piaciuto tantissimo. E voi lo sapete che io non ho una passione per i Lenore, anzi, i Lenore non mi piacciono per niente. Ma questo qui ha una profumazione incredibile, se l'avete provato fatemi sapere con un commentino. A me è piaciuto proprio tanto, anzi mi devo ricordare di ricomprarlo. Oltre al fatto che, vabbè, il pack rosa è proprio un... su donne, venitemi ad acquistare... un grande classico. E questo qui invece, che altro non è che un detersivo per appunto per le robe, per qualsiasi tipo di capo da utilizzare in lavatrice o a mano. E questo qui è della Sweet Home, stato preso così a caso. La fragranza è orchidea e vaniglia, ma c'era anche muschio bianco e altre fragranze che onestamente non mi hanno attirato più di tanto, perché viste riviste, sentite risentite, probabilmente molto più buone rispetto a altre fragranze di altri detersivi, perché effettivamente questo qui, orchidea e vaniglia, è strepitoso, di una delicatezza incredibile e lascia un profumo incredibile sui capi. Unica pecca che per 30 lavaggi vai a pagare per Sweet Home, che è un brand non famosissimo come può essere Dixon, Dash, e ora so che si scatenerà il putiferio. Non è perché il brand non è abbastanza conosciuto, non vuol dire che non sia buono, assolutissimamente non sto dicendo questo. Brand di nicchia, però se tu lanci un prodotto a quasi 4 euro, ora magari io ho pagato tanto da Pro Shop, però... quasi 4 euro, l'ho pagato in offerta 3,45 euro, in offerta 30 lavaggi, considerando che acquisto il Dash Enjoy, che è buonissimo, a 2,55 euro quando è in offerta, e sono, sì, 27 lavaggi, quindi stiamo lì. E... 3,75, quasi 4 euro, mi sembra un tantino esagerato, però ammetto che è molto buono, ammetto che è molto buono.
Detto ciò, questi sono stati i miei prodotti preferiti per quanto riguarda, cioè in realtà ce ne sono tantissimi di prodotti preferiti, ma questi qui ci tenevo proprio a farveli vedere, per questo che non li ho buttati, li ho amati follemente e ho detto no, devo assolutamente condividere con le mie amiche questo amore, e quindi niente, ci tenevo appunto a dirvelo e li andrò a ricomprare sicuramente. Spero di trovarlo in offerta, perché se lo trovo in offerta è buono. Comunque vedo che ho visto dal Pro Shop che di questo brand fanno anche tipo le gocce concentrate da inserire in lavatrice, i dischetti da mettere in asciugatrice, insomma c'è un po' di tutto. Io l'ho preso così a cavolo, cioè mi sono trovata lì, ho detto vabbè, proviamo magari una cosa diversa. E niente ragazzi e ragazze, io spero non sia stato tanto tanto confuso questo vlog. Io sì, mi sento confusissima. Detto ciò, vi mando un enorme bacione, ricordate di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritte, e niente, passate su Instagram se vi va.